È stata inaugurata venerdì sera col gusto Diretti a Brescia, l'iniziativa organizzata da Coldiretti che torna dopo l'edizione 2017 tenutasi in castello. Un cambio di location con lo spostamento nel cuore di Brescia, che lascia però invariate le proposte. Il mercato di Campagna Amica, gli show cooking, i laboratori, i convegni e il cibo sano sono i protagonisti anche per l'edizione 2018. E ovviamente tutta una serie di altre iniziative che andremo a svolgere nei prossimi giorni per avvicinare sempre di più il consumatore all'eccellenza del nostro agroalimentare. Quest'anno l'abbiamo voluto fare in centro a Brescia, l'obiettivo è quello di ritornare in castello per l'anno prossimo con un coinvolgimento sempre più ampio di quella che è la nostra comunità. A dare il via col gusto Diretti a Brescia è stato il gemellaggio tra alcuni prodotti simbolo della provincia di Brescia e della Campania: l'olio del Sebino, l'olio del Garda, il vino della Franciacorta di Uberti e la mozzarella di bufala. Beh, sicuramente la valorizzazione di ciò che questo paese può offrire. Siamo il paese che più di altri ha nell'agroalimentare la sua eccellenza, il suo punto di riferimento, il suo punto di forza, il motivo per il quale questo paese può uscire anche dalla crisi economica che in alcuni settori ancora è particolarmente significativa. Basta capire quella che è la leva che appunto possiamo utilizzare. L'agroalimentare sicuramente è una di queste. In effetti abbiamo voluto fare questo gemellaggio, sono molto contento che gli amici e i colleghi di Brescia hanno voluto far diventare la nostra regina, cioè la mozzarella di bufala Campania, averla qui, e noi con il nostro caseificio di altissima eccellenza siamo venuti a dimostrare proprio come la facciamo, quella tradizionale. Quella che difficilmente trovate, si riesce a trovare, però noi sul canale di Campagna Amica e attraverso Coldiretti riusciamo a far arrivare sulle tavole delle nostre persone. Secondo lei questo abbinamento tra la mozzarella, l'olio e il vino? Ma è un connubio che si sposa molto bene, soprattutto col Franciacorta, soprattutto per l'acidità che la mozzarella ha rispetto ai vitigni che anche qui ci sono, pertanto è un qualcosa che si presta molto bene. Poi, voglio dire, essendo questi dei prodotti di grandissima eccellenza, riescono a trovare quel connubio che si sposa molto bene.